Il rodaggio di uno scumatoio. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, bentornati sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi anche per ricevere tutte le scontistiche che rilasciamo appunto per i nuovi iscritti, soprattutto su consulenze, starter kit e molto molto altro, e soprattutto anche per non perdere tutti i prossimi nuovi video. Poi se il video vi sarà piaciuto al termine, lasciate un bel like, condividetelo e grazie. Allora, uno degli argomenti che appunto riceve maggiore richiesta, mi chiedete spesso quando andiamo a installare uno scumatoio come mai all'inizio le performance e soprattutto le regolazioni non sono poi di così facile gestione. Cioè è quasi assurdo iniziare una regolazione su uno scumatoio appena montato, perché appunto avviene questa sorta che noi andiamo a definire rodaggio, che potrebbe anche essere opinabile come termine, perché non sappiamo esattamente se è proprio un rodaggio. È vero che l'accoppiamento meccanico può appunto cambiare nel tempo, soprattutto dopo il primo periodo, che può durare qualche giorno, giù di lì, però secondo me ciò che lo fa più da padrone a livello di, tra virgolette, rodaggio, è la questione dell'inibizione degli schiumatoi, più dal punto di vista chimico secondo me, o comunque sia qualcosa che ci si avvicina. Cioè, mi spiego meglio, so che potrebbe sembrare abbastanza complesso, ma è abbastanza semplice, anche se nella fattispecie, se andiamo a analizzare, ancora oggi non sappiamo bene bene le cause. Sappiamo che quando inseriamo un pezzo di plastica in un acquario marino dove vi è uno schiumatoio, un pezzo di plastica, di gomma, i tubi, qualsiasi altra cosa, vanno a inibire inizialmente sempre lo schiumatoio. Lo sappiamo, chi di voi ha uno schiumatoio lo sa che quando cambia il tubo di risalita, il tubo di discesa, ovviamente PVC, e adesso non sto a elencare vari tipi di plastica, però sappiamo esattamente che ci provoca questo problema. Quindi schiumatoio che va troppo su o schiumatoio che va giù, comunque sia, viene inibito. Allora, siccome ho colto l'occasione per, ringrazio anche Roberto, se ci guardi ti saluto, dobbiamo fare un grosso lavoro a casa di un nostro cliente che si chiama Roberto, manteniamo l'anonimato senza dichiarare né nickname né anche il cognome. Dobbiamo installare questo schiumatoio. Che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo pensato di fare? Siccome una vasca già in uso ha uno schiumatoio che non è per niente performante, dobbiamo sostituirlo con questo, ma appunto abbiamo già vita dentro, quindi non possiamo aspettare che una volta installato uno schiumatoio nuovo possa appunto crearsi il rodaggio e tutto il resto, perché non è una vasca ex novo, è una vasca che già ha degli animali all'interno, quindi rischieremmo, permettetemi il gergo, di cappottarla. Cioè quella vasca la andiamo a cappottare, perché per 3-4 giorni, se lo schiumatoio non sta funzionando come si deve, rischiamo di perdere tutta la vita all'interno contenuto. E quindi abbiamo pensato di creare appunto questo rodaggio. Dopo vi avvicinerò un po', proprio per farvi vedere anche di che cosa si tratta. Niente, togliamo solo la spina, facciamo un livello giusto, che è quello che sappiamo già avere in sump, o comunque quello più giusto per lo schiumatoio, perché ricordo che la prima regolazione degli schiumatoi monopompa è il livello in sump, ve lo ricorderò sempre. E appunto lo stiamo facendo girare. Che cos'è, oltre la questione meccanica, la questione? La questione è quella del biofilm, che va a creare appunto, come se fosse dal punto di vista molecolare, diciamo proprio, no, non sono più le plastiche a contatto con l'acqua, perché di mezzo si va creando appunto il biofilm, e quindi lo schiumatoio cambia completamente con questo biofilm che si va a creare nelle colonne di contatto, nella pompa, nella girante, in tutti i materiali. Abbiamo appunto questo biofilm che rende queste plastiche non più inibitorie per uno schiumatoio, cioè lui stesso. Questo è un qualcosa che non molti ci fanno caso, è un elettrodomestico, un frigo, lo metti lì, attacchi una spina. Non è esattamente così. Di conseguenza abbiamo pensato di fare questo lavoro qui. Lo facciamo molto spesso, soprattutto quando andiamo a installare delle vasche noi, o comunque lo consigliamo a tutti quanti i nostri clienti. Ho voluto appunto farvi vedere questo video perché tantissimi, anche a volte bravi acquariofili, non danno molto peso a questo, pensano che sia un rodaggio solo per parti meccaniche, quindi in questo caso quasi solo la girante e la pompa, e invece abbiamo notato che non è proprio così. Ci sono delle particelle, ancora non si capisce bene, però sappiamo che quando mettiamo un pezzo di plastica, di gomma, di tubo, qualsiasi cosa all'interno del nostro acquario marino, lo schiumatoio si va a inibire.
di conseguenza è ciò che cerchiamo di non fare, o comunque se proprio lo dobbiamo fare cerchiamo il male minore, e quindi in questo caso lo chiamiamo rodaggio. In questo caso, tra l'altro, scusate se vedete l'acqua un po' torbida, è voluta, abbiamo dovuto inserire degli inquinanti nell'acqua proprio per simulare appunto una gestione di un acquario, no? In una sump dove passa l'acqua ovviamente ci sarà presenza di inquinanti che lui dovrà andare a estrarre e mettere nel bicchiere. Inizialmente non vedremo neanche tanto del nero contenuto nel bicchiere proprio per il motivo elencato. Adesso in questo momento lui sta schiumando, ma non definirei neanche una buona schiumazione, anzi non è una schiumazione idonea, è solo una schiumazione appunto per i primi giorni. Questo è il secondo giorno, stiamo ancora cercando la taratura sui livelli, però comunque sia è inutile andare a tarare più di tanto nei primi giorni. Chiaro, lo andiamo a tarare in maniera che non ci esca l'acqua fuori dal bicchiere, quello sicuramente, ma non è una taratura, è un modo per riuscire a farlo girare e non allagarci tutto il sotto della sump. Quindi adesso vi prendo, deboli di stomaco, vi chiedo perdono, ma devo fare una manovrina con la telecamera. Sapete che non abbiamo più il cameraman, tempi di crisi, ci si adegua. Siamo tornati un po' alla moda vecchia, anche se almeno l'audio, vabbè, anche le telecamere, dai, le abbiamo un po'. Allora, come vedete, questa è la schiumazione che sta avendo, si vede palesemente che non è una schiumazione normale, cioè non è una schiumazione, cioè non... Sappiamo che appunto la schiumazione di uno schiumatoio avviene tramite colonna di contatto. Poi ancora un attimo che metto in setting solo la telecamera, appunto col cavalletto. Ok, sappiamo che avviene tramite questa che è la colonna di contatto, per una questione di tensione superficiale dell'acqua. Le micro bollicine dell'aria appunto svolgono questo compito, quello di attirare quasi come una polarizzazione tutte le sostanze che sono proteine. Quindi schiumatoio, ricordiamo sempre, protein skimmer, quindi va a skimmarci le nostre proteine. Scusate, sono un po' a disagio, lo so, ma purtroppo eccoci qui. E quindi questo è il suo compito. Vi ho rimessi lì perché non riuscivo a avere una buona inquadratura. Tra l'altro, quello che dovevo farvi vedere sono riuscito a farvelo vedere. E niente, questo vuole essere appunto un consiglio, è una nostra esperienza, è un dato certo, non sono fantasie, non stiamo a spiegarvi quali sono le molecole, anche perché non le conosciamo. Comunque sappiamo che le plastiche in generale rilasciano microparticelle, non so se questo potrebbe essere il caso oppure no. Ma abbiamo solo questo come dato certo, e quindi questo è. A breve appunto sarà montato ancora qualche giorno di rodaggio e verrà appunto montato a casa del cliente, e bom, appunto volevo dirvi questa esperienza qui, questo consiglio, perché secondo me è fondamentale. Quando facciamo acquari nuovi non è poi così fondamentale, perché non rischiamo moltissimo, non rischiamo niente, non rischiamo di far partire e capottare una vasca già avviata con coralli e con pesci, e quindi non è un grosso problema e magari non ce ne accorgiamo più di tanto. Quando andiamo a sostituire uno schiumatoio su una vasca già avviata, invece il problema è grosso. Se abbiamo un secondo schiumatoio di riserva, ad esempio, da andare a sostituire nel momento in cui il nostro, per dire, può ricevere dei danni alla girante o da altre parti, quindi il muletto, facciamogli questo trattamento, una bacinella. Ovviamente l'acqua che abbiamo utilizzato è un'acqua marina, perché lo schiumatoio non funziona in acqua dolce, e fargli il rodaggio in acqua dolce non ha alcun senso, ci vuole acqua marina. Quindi, ovviamente ci va anche un carico organico, quindi preso da un altro bicchiere di uno schiumatoio, comunque qualcosa che vada ad alzare un po' le proteine all'interno dell'acqua, quindi amminoacidi che lui dovrà poi andare a skimmare tramite aria, acqua e miscela che lui va creando. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essermi stati ad ascoltare. Vi ricordo, per voi non costa nulla, per noi, per voi è gratis, anzi qualcuno mi chiede ma costa? No, non costa. L'iscrizione è gratuita, per voi non costa nulla, per noi è invece una grande cosa, perché ci aiutate a proseguire questo percorso in tempi sempre più difficili, perché
via una sfida ce n'è un'altra, via un problema ce n'è un altro, non ci lasciano in pace neanche alla morte e quindi niente, ci date una mano. Iscrivetevi, cliccate un like e condividete se vi è piaciuto il video e al prossimo video. Ciao, buon acquario a tutti.